Agnelli in televisione, intervistato da Biagi. Biagi, 70 anni. Giornalista, puoi dire quello che vuoi. Hai 70 anni. Digliela una cosa, quello lì. Però non è stato male. La prima domanda che gli ha fatto ha detto: avvocato, come va? E l'avvocato, figurati, come vuole chi vada. Per quanto riguarda il settore automobilistico siamo in recessione. Per tutto il resto siamo in... dimmi la parola che non mi viene. In stagnazione, ha detto. Sei sicuro? Metà in recessione, metà in stagnazione. È esattamente quello che è il cervello di Agnelli. Metà in stagnazione e metà in recessione. Ora, Agnelli che parla della fine del welfare, lo stato assistenziale, dice ai poveri, e vi dice a voi poveri, non dovete più pensare allora che lo Stato possa sopportarvi ancora. Dovete farvi qualche assicurazione, possibilmente le mie, sono tutte le mie. A tutto. Io vi faccio vedere l'IFI, la società di Agnelli privata, a tutte queste cose qui. Potremmo andare avanti 2 ore e un quarto, ogni riga è una società. Sono cose banalissime, però vederle, ogni riga è una società. Non scappi, fa tutto Agnelli, fa tutto. Fa le mine antiuomo e le autoambulanze. Cazzo! Cioè, prima li spappola e poi li porta delicatamente al pronto soccorso. Allora, fa qualsiasi cosa. E vedere lui che parla dello stato assistenziale e compra i giornali per poi scriverci sopra, Agnelli, ci scrive fa delle interviste con dei titoli stupendi. È l'egoismo il nemico da battere. Cazzo! E quando dice voi poveri, non dovete più pensare che lo stato assistenziale. Agnelli, se non era per lo stato assistenziale, faceva il metalmeccanico. Vi faccio vedere i finanziamenti della Fiat. La Fiat ha investito 3.542 miliardi, di cui 1.935,8 dati dallo stato assistenziale a fondo perso. Hai mai preso 10.000 lire dalla banca? Il direttore ha detto: li perda. 1.935,8 a fondo perso. La delibera del governo è stata data, per cortesia guardate la data in alto a sinistra, 31-12-95, durante il veglione. Noi eravamo con le pipette e i coriandoli, noi stappavamo e lui ce lo riattappava immediatamente, porca puttana. Allora, che cosa sta succedendo?